all'aria di un naufragio. Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare un mondo mai creato. Il mare c'è qui, che trabocca, ed ora che son sola l'acqua mi tocca. Buongiorno a tutti, venti a Cattea alla Ciumba, come non si sta male al comune, ma anche stamani veniamo da Gaia, dagli uffici di Gaia di Maria di Via Franca, dove siamo andati a fare un'azione simbolica, un'azione di protesta contro gli atti illegali che Gaia fa, e il comune di Reggio, il sindaco Betti, i suoi assessori da Ciumba sono compartecipi di questi atti illegali. Gaia si permette di staccare i contatori alle famiglie, Gaia si permette di togliere l'acqua, l'acqua è un bene pubblico, un bene primario, sancito da un referendum pochi mesi fa, un referendum nazionale che ha detto che l'acqua deve essere un diritto di tutti, un diritto primario, un bene comune. Gaia è una società per azione, noi non vogliamo la speculazione e il profitto sull'acqua, noi non vogliamo che Gaia sia una società per azione, vogliamo che sia gestito dal pubblico. Un'altra cosa ancora ti diciamo, Carvetti, se il tuo compito è quello di attaccare i contatori e di ridare l'acqua alle famiglie, beh, ti devi prendere le tue responsabilità, perché verrai denunciato te e tutti i responsabili se lasciano le famiglie senza acqua. Ma le famiglie viene staccata l'acqua. Gaia non deve più permettersi di fare questi atti, questi attacchi, queste forme di legalità. Alla loro forma di legalità noi vogliamo con la nostra lotta.